じゃない、勝つんだ。まだ戦う気のある奴はかかってこい。抗うことだけが俺が今ここにいる理由だからだ。お前のためなら何度だってここで負けられないんだ。俺はキリト、剣士キリトだ。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight. Siamo di nuovo qui con Sword Art Online Barrier Showdown. E rieccoci di nuovo qui dopo le vacanze di Natale, diciamo, ancora un periodo bello tranquillo, poi adesso verrà Capodanno. Spero l'abbiate passato in tranquillità con i vostri cari, i vostri affetti e che sia andato tutto bene. Per quanto riguarda qui Sword Art Online non era successo un bel niente fino al 26-27 quando uscirà questo video, in cui abbiamo delle novità di cui parlare finalmente. Sembrava un po' un periodo di calma, quasi che non doveva succedere un bel niente, ma eccoci qui. Anche perché in questo periodo c'era Asuna e Alice che si stavano scontrando duramente con questa Event Battle, quindi devo dire che è stata abbastanza accesa come lotta, e tra l'altro ha vinto Asuna, ma neanche di troppo, quindi veramente faccio i miei complimenti a chi ha lottato per il team Alice, perché non me l'aspettavo minimamente. Mi aspettavo veramente che Asuna la stracciasse proprio 0-1, proprio diretto, palla al centro. Invece no, è stata una lotta abbastanza agguerrita. E anche nel vostro caso, insomma, ho fatto una sorta di sondaggio per testare un po' per chi si era schierato per Asuna e chi si era schierato per Alice. E ho notato che in alcuni di voi comunque già hanno scelto Alice, altri invece hanno scelto Asuna. Però mi aspettavo letteralmente un 90%, no, di Asuna, invece no, è stata una cosa un pochino più moderata, 63-38%, quindi devo dire davvero ottima come cosa, quindi abbiamo anche dei fan di Alice, nonostante questo sia essenzialmente un canale volto ad Asuna, cioè sapete un po' come sono fatto, la mia devozione per Asuna non si batterà mai. Comunque, a parte questo, andiamo quindi a vedere che cosa ci hanno dato come regalo per questo appunto evento, questa battaglia tra Alice e Asuna. Quindi dovremmo aver ricevuto tutti, almeno questo è quello che ho capito, che dovremmo tutti quanti avere adesso qui a nostra disposizione la nostra bella Asuna natalizia, che la trovate in character enhancement, diciamo. Io l'ho già potenziata, l'ho portata al 65. È un personaggio supporto acqua, quindi niente di così esagerato. Se me la puoi aprire per favore, gioco. Allora, eccola qua. Guardate che bella, cioè, guardate che bella, cioè, con il pacco regalo in mano proprio. L'ho portata al 65 già solo per sbloccare questa immagine che è bellissima. Guardate che capolavoro che abbiamo davanti. Cioè, bella, bella davvero, guarda, sono contentissimo. Come forza, come dicevo, non ha niente di che, come statistica 2230 ora 65, quindi non arriverà neanche a 3000, quindi è molto basso. Però per il resto ha una skill che congela, che può essere sempre utile, una skill normale e poi comunque una finale da 4500 di power, che non è affatto male. Perfetto, quindi adesso andiamo invece a vedere il nuovo evento, la Limited Battle che abbiamo quindi qui. Di cosa si tratta? Essenzialmente uno scontro col Grimeyes abbastanza standard come l'abbiamo già visto a inizio gioco, ma con qualche differenza. Quindi andiamo nello standard stage, quello con il Grimeyes, e avremo quindi da affrontare questo bestione come al solito, ma con degli handicap. Vedete qui che alla mia sinistra c'è una specie di tendina con tutte le varie modifiche che potete fare a questo scontro, e potete essenzialmente complicarvi la vita il più possibile. Quindi potete ad esempio diminuire la vita del vostro, dei vostri giocatori, del vostro team del 50%, diminuirgli la forza, diminuirgli la difesa, aumentare poi pure il boss. Potete fare veramente qualunque cosa per guadagnare qualche punto in più, perché se vedete poi da missione avete poi dopo delle challenge da fare dove potete appunto alzare la difficoltà e ottenere dei ticket. Questi ticket poi vi serviranno per ottenere delle ricompense. Per quanto riguarda questo scontro, io vi consiglio essenzialmente, come ho fatto io, di fare bene o male difficoltà 27 se avete un buon team, che è essenzialmente abilitare tutto tranne questa ultima spunta, che è la difficoltà extra, perché quella davvero complica la faccenda. Spero di poter fare la difficoltà a livello 30, quindi attivando tutto, anche questa difficoltà extra, però è tutto da vedere. Come vedete qui a schermo c'è lo screenshot di io che l'ho completato a livello 27,
però se riuscirò a completare a livello 30 vi farò un video apposta di questo scontro. È un po' complicato nel mio caso perché ho solo un personaggio vento, secondo me con almeno due si può fare il livello 30 senza dover soffrire troppo. Un pochino si dovrà soffrire, ma vabbè, questo è quello che capita. Invece adesso andiamo a vedere infine gli scout, perché hanno aggiunto delle nuove abilità. Questa volta il banner è un pochino particolare perché è soltanto con le abilità, quindi senza i personaggi nuovi. E infatti una cosa che un pochino mi lascia un po' interdetto, perché io volevo qualche personaggio nuovo, cosa me ne devo fare di tutte queste abilità non si sa. Però andiamola a vedere, perché sono qua insomma a schermo con Kirito ed Eugeo versione anno nuovo. Carino che si dipingono la faccia, no? Quello stile giapponese che vanno tutti al tempio con il kimono, davvero simpatico come cosa. Per quanto riguarda quindi le loro abilità, beh, avete sempre qui la vostra tendina con il 2%, però potete droppare anche i personaggi, ok? Non ce ne sono di nuovi, ma potete droppare i vecchi. Allora, le abilità che cosa fanno? Allora, abbiamo questa di Kirito, forza più 30%, che è tantissimo. E poi Burn Status Aliment Resistance più 70% when Eugeo is in party. Quindi quando Eugeo è nel party avete questa resistenza al bruciore, quindi al fatto che potete bruciarvi col personaggio fino al 70%, che non è male. Però tenete in considerazione una cosa molto chiara e precisa. Vedete che questa carta, come vi viene presentata qui, è a 5 stelle. Quindi anche questa forza 30%, che è tantissimo, chiaramente non sarà al 30% quando la droppate, dovete poi ottenerla altre 5 volte per portarla a 5 stelle e averla al 30%. Quindi diciamo che è molto forte sulla carta, ma per averla così dovete veramente trovarla tante tante volte, quindi non vi fate ingannare da questa cosa. Poi abbiamo la carta di Eugeo con Switch Cooldown meno 10% e poi Timely Switch Power più 55% when Kirito is in party. Quindi avete questo 55% di potenza quando fate uno switch perfetto, sapete, quando fate lo switch quello dorato, che siete proprio in sincro, che stordite il boss, e dà questo potere del 55% se c'è un Kirito nella squadra. E anche switch cooldown meno 10% non è affatto male, ci sono altre abilità che lo danno, ma tenete sempre conto, come vi dicevo prima, che questa carta ha 5 stelle da questi effetti, quindi dovete trovarla comunque già più di una volta per avere questi effetti così forti. Poi vedete che dà anche intelletto più 400, quindi sembra più voluta quasi a un supporter, qualcuno che usa più delle skill magiche rispetto a qualcuno che usa delle skill offensive tradizionali. Bene, quindi questo è quanto. La cosa che però devo dire che mi rasserena un pochettino è che finalmente hanno messo degli step, qualcosa di un pelo meglio che aiuta veramente, perché non si poteva vedere queste percentuali così basse ancora per così tanto tempo, che per trovare un personaggio, un'abilità, era davvero così dura. Invece adesso con gli step, come vedete, intanto avete lo step 1 e lo step 2 che costano di meno, e poi lo step 3 avete garantito un'abilità SSR. Quindi davvero molto meglio così, molto molto meglio. Spero davvero che implementeranno questa cosa anche per i personaggi futuri, che almeno non sarà più un calvario scoutare anche 5, 10, 20 volte e non trovare niente. Soprattutto perché, a prescindere da chi spende e chi non spende, continuare a fare scout sempre e comunque senza avere niente di garantito è veramente doloroso. Potete veramente scoutarlo 20-30 volte il personaggio e non trovare niente. Non so se ho dei ticket. Sì, ho dei ticket, quindi prima di chiudere tutto direi di usarli. Abbiamo questo scout con il Wind Element, però sono Lifa e Silica che c'erano inizio banner. Qui direi che posso evitarle, perché va bene, sì, sono un personaggio Wind in più, ma vorrei qualcosa di nuovo. Quindi tanto per usarli, io direi di usarli sulla mia bella Asuna Progressive Limited, che se magari trovo un doppione posso aumentare le statistiche. Dovrei averne 5, quindi facciamo questi 5 giri. Niente di così drammatico, anche perché è un solo scout, quindi non sono il per 10 questi, è solo per uno. E non penso di trovare un bel niente nello scout da uno, però non si sa mai. Diamoci un attimo un'occhiata, almeno con su sti ticket che tanto danno fastidio lì. No. Vai, vai, facciamo piazza pulita. Kirito che ovviamente non farà mai manco un danno. Ovetto con 33.000, vabbè. È uscito un SR addirittura. Ah, un'abilità.
Rimango abbastanza sorpreso, cioè, da queste piccole cose. Ormai la mia fiducia negli scout è veramente a terra. Anche se dopo quell'1% quando sono progressi, veramente sono rimasto contentissimo. E anche adesso affrontare un boss water avendo almeno un personaggio wind è già un aiuto rispetto proprio a non averne come l'ho messo io. Un Kirito SR, va bene. Andiamo avanti, scout again. Speriamo che per l'anno nuovo uscirà qualche altro personaggio molto più forte, qualche novità. Io sto accumulando come un dannato in ogni caso, quindi quando arriverà un personaggio nuovo penso mi darò allo scout selvaggio. Quindi non temete, per l'anno nuovo arriverà probabilmente un mega video di scout, sperando anche di trovare qualcosa, perché ogni volta scoutare senza trovare niente non è proprio una bella cosa. Quindi spero davvero che almeno accumulando, magari anche con gli step futuri, si potrà trovare qualcosa in maniera un po' più facile. Va bene, qua ancora un bel niente. Quanti scout mancano? Mi sa uno forse? Uno, ok. Facciamo l'ultimo scout e direi che siamo a posto. Con questo scout intanto vi poi faccio gli auguri anche di un buon capodanno, un buon inizio anno. Passatelo con i cari, la famiglia, chi volete, divertitevi, mi raccomando. Ci vedremo poi direttamente nel 2023 con qualche video, non so, un pochino più divertente o con qualche più scout, magari qualche delirio in più, non lo so, si vedrà. Comunque per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima e da Dark Knight è tutto. Ciao a tutti.